Oggi in questo talk parlerò di Redis, in particolare come utilizzare Redis per fare anche cose complesse. E prima di tutto, quanti di voi conoscono Redis? E quanti lo usano in produzione o comunque? Bene. Innanzitutto una piccola introduzione su di me. Io sono un ingegnere del software, vengo da Firenze, ho studiato a Pisa, sono anche marito e padre. Nel 2008 ho provato l'esperienza imprenditoriale fondando una mia azienda, poi all'inizio di quest'anno ho deciso di lasciare, di abbandonare questa esperienza e sono salito sulla nave di Guild, che è una startup californiana che lavora nel campo del big data per il recruiting. E, attualmente io sono un back-end engineer e principalmente lavoro su large scale application che macinano una grande quantità di dati e fanno cose con questi dati per poi venderle ai nostri clienti. In questa presentazione parlerò innanzitutto, farò una breve introduzione su che cosa è Redis per chi non lo conosce, farò vedere alcune cose base, i tipi base di Redis e le basi di questo strumento. Successivamente vi parlerò di alcuni casi d'uso che ho implementato anche lavorando in Guild e con alcuni esempi di implementazioni reali che usiamo in produzione. Queste sono le tre principali tecniche che io chiamo avanzate, che si possono fare con Redis, le code affidabili, i lock con Redis e il paradigma di messaggistica publish subscribe. Per concludere vi farò vedere che non tutto è bello, però vi dirò anche quali sono i drawbacks di Redis e come risolverli e poi tirerò le conclusioni del talk. Allora, cos'è Redis? Allora, Redis è viene chiamato un Advanced Key Value Store creato da Salvatore Sanfilippo, conosciuto come Antirez su internet, e rilasciato con licenza BSD. Che cosa significa Advanced Key Value Store? Allora, prima di tutto va detto che il tipo base di Redis è la stringa, tutto viene immagazzinato come stringa, anche se gli date un intero, un float, viene salvato come stringa, e nonostante questo ha delle prestazioni formidabili perché Salvatore Sanfilippo sapeva quello che faceva e nonostante le conversioni da stringa a interi o l'operazione vengono fatte sulle stringhe come se fossero interi, sono comunque performanti. Accanto alle stringhe, che è il tipo base, ci sono altri tipi primitivi o base, che sono le liste, i set, i sorted set e gli hash, che penso tutti noi conosciamo. Le chiavi possono contenere tutti questi tipi e lo strumento Redis vi dà tutta una serie di operazioni che possono essere fatte sui dati. La cosa molto interessante è che, a differenza magari di altri strumenti data store, le operazioni che potete fare dal driver Redis sono atomiche. Quindi significa che se ad esempio avete implementato un contatore e fate un incr, è come se faceste un più più in C++ della variabile o un più 1 in Ruby, e questa è una cosa formidabile perché vi permette di fare cose anche abbastanza complesse. E una cosa veramente interessante di Redis è che ha delle prestazioni formidabili
Questo è un grafico che mostra all'aumentare del numero di connessioni il numero di richieste al secondo che è in grado di gestire il singolo server. Come vedete ha delle ottime prestazioni. Chi lo conosce dirà sì, grazie, perché tutto il dataset è in memoria. Sì, questo è vero, però per le applicazioni che usano Redis va bene, perché non è un database general purpose, o comunque non è il Mongo fatto in memoria. È uno strumento per fare cose particolari, come ad esempio, non so, lo potete usare come server di cache al posto di main cache, per esempio. E se andate sul sito, dove ci sono, ora non so se lo vedete, in fondo c'è la sorgente da cui ho preso il grafico, sul sito di Redis c'è anche diversi articoli che vi parlano di come utilizzare Redis al posto di main cache. Come detto, il dataset è sì in memoria, però il Redis permette anche di avere persistenza su disco, ed è fatto, questo è fatto o tramite un dump periodico che potete decidere voi, l'intervallo temporale con quale salvare dati su disco, oppure tramite un log incrementale che salva su disco tutte le operazioni che passano dal server. Un altro dato è la latenza delle operazioni. Se andate sempre sul benchmark sul sito di Redis, la latenza mediamente è di 3 millisecondi. Con prove fatte con 50 client e 100.000 richieste contemporanee, quindi è velocissimo, sempre per il fatto che comunque è sì in memoria, ma anche perché comunque le operazioni sono molto efficienti. Detto questo, perché mi piace Redis? Per prima cosa, perché è molto semplice da installare e utilizzare, cioè si installa in pochi minuti. Come già detto, ha delle performance veramente formidabili. Non solo, i tipi di dato sono la cosa che fino a qui ho visto più vicino ai tipi di dato Ruby che uno può utilizzare nella programmazione di tutti i giorni. E ovvero, ogni operazione sui tipi di dato ha una complessità conosciuta nota, che potete spulciare nel manuale. Per ogni operazione la prima cosa che viene riportata in cima è la complessità, o di 1, o di n, o log n. E non solo, le operazioni atomiche. Come già detto, questa cosa vi permette, quando date un comando nel vostro programma, nello statement successivamente al comando, sicuramente o il comando ha dato eccezione perché la connessione di rete se n'è andata, o il server è morto, o qualunque altra nefasta situazione si possa verificare nello strumento, oppure è andata a buon fine. Cioè non c'è una situazione in cui magari non sapete lo stato del vostro tipo di dato, della vostra struttura dati. In più a questo, se non vi basta, ci sono delle funzionalità che sono veramente utilissime nell'utilizzo professionale, o comunque in produzione, come ad esempio, come già detto, il paradigma di messaggistica publish subscribe, che è già implementato all'interno del server. Oppure e un'altra cosa molto interessante è la possibilità di dare a tutte le chiavi che salvate nel data store la possibilità di dargli un timeout, dopo il quale vengano cancellate automaticamente da dentro il server. Poi ora, dopo vi spiegherò come possano essere usate tutte queste funzionalità avanzate. E non ultima per ordine di importanza, ma semplicemente in questo schema, è la possibilità attraverso Redis di condividere strutture dati anche complesse fra processi che risiedono sulla stessa macchina o su macchine diverse.
Ecco, allora vediamo un attimino le operazioni base che possiamo fare con Redis. Con Redis, diciamo, le due operazioni più semplici, diciamo, quelle fondamentali, sono la get e la set, come vedete. A destra ho riportato più o meno come vengano tradotte, come avreste fatto se aveste avuto un tipo di dato in Ruby. Ad esempio, se fate un set di una stringa Pippo a un valore di una stringa qualunque a un valore, ad esempio, numerico, poi sopra ci potete applicare tutta una serie di operazioni incrementali come la incr, la decr e l'incr by. Una cosa abbastanza interessante è che quando non esiste la variabile, Redis la crea automaticamente e la inizializza. Nel caso di incr, se key non esiste, viene inizializzata a zero e poi incrementata. Tutte queste operazioni, come già detto, sono atomiche, non ve lo dimenticate. Successivamente alle stringhe, al tipo base, ci sono le liste, come detto. Una lista ha una serie di operazioni su di essa, io ne ho riportate, diciamo, quelle di uso più comune, cioè el push, el pop e la ln, che dà la lunghezza della lista. E poi el push push in testa, mentre el pop el push pusha in coda alla lista, mentre il rispettivo pop è invertito. Poi ci sono gli hash, come già detto. Anche qui vado veloce perché comunque, se diciamo, è una struttura dati che tutti conosciamo. C'è la get, la set anche in questo caso, e la relativa traduzione in rubiese. Potete fare hash keys e ottenere tutte le chiavi del vostro hash. In fondo è riportato la pagina di manuale che vi spiega come utilizzarli e quali altre operazioni ci sono. E un aspetto dell'hash è che in Redis è in grado di immagazzinare più di 4 miliardi di paia chiavi valore. Poi insieme agli hash abbiamo i sets, che sono, come tutti conosciamo, i set Ruby, più o meno. Anche lì ci sono delle operazioni base: add, remove, diff, union e il check se un valore fa parte del set o meno. Tutte le operazioni sono di 1. E anche in questo caso un set è in grado di immagazzinare più di 4 miliardi di valori all'interno. Una cosa interessante che magari non ho detto è che Redis ha anche un ordered set, ovvero un set dove accanto alla stringa è associato anche un intero che rappresenta, diciamo, lo score, ed è tenuto ordinato in base, diciamo, al valore. E cosa si può dire di questo? È interessante perché magari vi permette di implementare, ad esempio, non so, l'elenco dei post più visti in un blog abbastanza semplicemente. Oppure tenere ordinato, ad esempio, dei valori che volete immagazzinare dentro a Redis, come ad esempio l'elenco degli ultimi 10 post sempre nel blog. Ora vi mostrerò come tutti questi tipi di dati base possono essere, diciamo, messi insieme in alcuni pattern per fare più cose più complesse. Ora, anziché prendere, diciamo, un articolo e, diciamo, prenderne spunto e creare un caso d'uso, ho voluto portare un caso d'uso reale che abbiamo noi, che vedo tutti i giorni, ovvero il caso è che pensate di avere un grandissimo quantitativo di informazioni da elaborare, pensate a potenzialmente tutte le informazioni social, o comunque tutte le informazioni
che sono immagazzinate in diverse community come GitHub, Bitbucket, eccetera, eccetera. E non solo, le volete elaborare, incrociare e volete allo stesso tempo trarre beneficio da quello che è il cloud computing, ovvero nel momento in cui avete bisogno di tanta potenza di calcolo per velocizzare l'elaborazione, volete poter scalare aumentando il numero di processi e di istanze che elaborano l'informazione. Allo stesso tempo, quando magari i task che vi eravate posti di mandare avanti in un certo lasso di tempo hanno completato il loro lavoro, volete, diciamo, passare magari a dimezzare le istanze, i processi che stanno elaborando le informazioni, tutto in un'ottica di risparmiare magari soldi, perché alla fine di questo si tratta. E quindi, diciamo, voi volete elaborare tantissime informazioni, poter scalare nel cloud a piacimento in base alle prestazioni che volete ottenere, e non solo. Siccome vogliamo tutti pensare poi al fatto che dovremo mettere le mani nel nostro software, vorrei poter, diciamo, aumentare il numero di la tipologia dei task che elaborano l'informazione, oppure le sorgenti dal quale prendo le informazioni, facilmente, magari tipo anche solo aggiungendo una classe, senza bisogno di dover riconfigurare o riprogettare grandi pezzi dell'applicazione. E soprattutto avendo la certezza di non creare bug di servizi, eccetera. Quindi, tipo, ritornando al task, voglio elaborare tantissime informazioni, come posso fare? L'architettura la vedete tutti, abbiamo deciso, diciamo, di suddividere le informazioni e di salvarle momentaneamente, prima di essere elaborate anche successivamente all'elaborazione, in code. E poi le code vengano, diciamo, accedute da diversi servizi o task, chiamateli come vi torna più comodo, e per ogni servizio, come vedete nella slide, ci possono essere una singola istanza o più istanze, a piacimento, dipende un attimino dalle prestazioni o dalla quantità di dati da elaborare. Quindi il workflow è praticamente un task, elabora le informazioni prendendole da una coda, magari popolata con uno script fatto ad hoc, fa le sue elaborazioni sul singolo messaggio, successivamente magari tipo salva il risultato in un'altra coda e magari manda una notifica, come l'ho cercato di modellare con quelle tre frecce nella seconda riga, manda una notifica salvando dei messaggi in altre code che saranno accedute da altri task. Ecco, diciamo, questo permette di scalare, perché vi permette, tipo, con Orchestrator di aumentare il numero di servizi attivi e delle istanze dello stesso servizio attivo. E, diciamo, per aggiungere un nuovo servizio non basta altro che creare la coda d'ingresso, la coda d'uscita e, diciamo, la classe o diciamo, la funzione che fa la vostra elaborazione. E questo schema si può applicare all'infinito. Quindi, diciamo, il problema si riduce a scambiare dati attraverso le code fra servizi che risiedono su macchine diverse o anche sulla stessa macchina. E come può essere fatta questa, come possono essere implementate queste code? Io qui ho riportato, diciamo, quelle che mi è capitato di incontrare durante la mia esperienza professionale, e non so chi lo conosce, ZeroMQ, che è veramente potente. L'unico difetto è che, diciamo, a differenza di Redis, che è un server, un data store server, ZeroMQ è una libreria, e quindi questo vi comporterebbe di dovervi implementare, diciamo, le code nel vostro programma, i daemoni, in altre parole dovreste voi implementare voi la parte client server delle code.
al lato opposto c'è, diciamo, SQS di Amazon, che non è altro che un servizio web che vi permette di salvare e recuperare messaggi, completamente gestito da Amazon. Voi dovete solo caricare il vostro account e poi implementare l'API all'interno del vostro programma. No, una via di mezzo no, però diciamo RabbitMQ è un software open source pensato per la messaggistica, quindi potrebbe essere usato benissimo in questo scenario. Qual è la peculiarità? Esiste sì servizi che ve lo vendono senza bisogno, quindi che vi gestiate l'installazione e la manutenzione del software, e, oppure ve lo scaricate dal sito e ve lo installate. Io l'ho guardato non nelle ultimissime versioni, qualche versione fa, mi sembrava troppo complicato e l'ho scartato a priori. Poi c'è Redis, provate a dire noi cosa abbiamo usato, Redis, e perché? Perché fondamentalmente mi permette di avere, di essere vicino, diciamo, a non dovermi implementare grossi pezzi delle mie code, perché comunque ha un tipo di dato primitivo di tipo lista che potrei usare benissimo come coda, e sia purtroppo a questo punto ho comprato un servizio as a service che vi dà Redis, ce ne sono diversi, oppure ve lo installate sulla vostra macchina virtuale e ve lo dovete gestire. Comunque rispetto a ZeroMQ è molto, diciamo, siete up and running molto più velocemente. Rispetto a Amazon ci avete, come detto, il problema: mi devo gestire il server, devo essere sistemista, e come detto RabbitMQ è un po' complesso da gestire e quindi l'abbiamo scartato. L'ultima cosa a proposito di questo è fondamentalmente noi abbiamo scartato Amazon Web Services SQS perché non ci permetteva di avere una chiamata completamente bloccante alla coda, bisognava fare polling, e quindi ora, come vi illustrerò dopo nelle slide successive, Redis vi permette di poppare un messaggio dalla coda, e se la coda è vuota vi blocca il processo, e il processo non deve fare polling continuamente per fare il check se è arrivato un nuovo messaggio. Quindi parliamo un attimino della coda semplice, diciamo così, di Redis. La coda semplice può essere ottenuta in Redis usando una lista. La lista poi viene popolata dal produttore attraverso delle push, mentre i consumatori accedono ai messaggi, aspettano i messaggi con delle pop. Qual è il problema di utilizzare una semplice lista? Il problema è che non è affidabile. Che significa? Significa che quando andate a fare un pop dalla coda, magari il consumatore crasha nel mezzo dell'esecuzione e quindi il messaggio è andato perso per sempre. Sarebbe interessante poter avere la certezza che se un messaggio mi sparisce, diciamo, dalla mia struttura dati, dalla mia coda, che non a caso si chiama coda affidabile, mi piacerebbe che se un messaggio sparisce significa che è stato elaborato completamente e che è stato completamente processato. A questo punto introduciamo la coda affidabile. La coda affidabile non è altro che una, diciamo, una doppia lista dove c'è un produttore che pusha nella coda dei messaggi e un consumatore che poppa dalla coda dei messaggi. Però, oltre a poppare dalla coda dei messaggi, pusha in una coda che viene chiamata la lista dei messaggi che sono nello stato processing, e quando il consumatore ha finito di processare il messaggio,
lo elimina da questa seconda coda. Ora sì, voi direte, ma affidabile una bella scippa, magari faccio pop del messaggio, poi vado a fare il push e in quel momento la connessione di rete che succede, uno pensa che la connessione di rete sia sempre lì e funzioni, in realtà non è così, magari la connessione di rete va giù. E a quel punto mi ritrovo nello stato di cui si parlava in precedenza, ovvero io ho tolto il messaggio dalla coda, ma è sparito, e quindi il produttore assume che è stato elaborato correttamente. Perché Redis vi aiuta in questo pattern? Perché Redis delle operazioni, scusate, sulle liste, che sono atomiche, sono andato troppo avanti, e che vi permettono, in un'operazione atomica, in una singola operazione atomica, di fare il pop e il push da una lista in un'altra. Cioè, quindi significa che se voi invocate il comando che si chiama rpop e push, lo invocate e il vostro programma continua l'esecuzione, significa che successivamente a quell'invocazione il comando ha avuto successo e quindi voi vi trovate il messaggio, però il messaggio è anche salvato nella lista dei messaggi che sono marcati come in processing. E questa cosa è formidabile perché, non so, se vi siete trovati a implementare questo pattern, sono 3 righe di codice, cioè è veramente banale implementare questo pattern utilizzando Redis. E sempre in Redis poi il pop in realtà non è un pop, ma è una remove del messaggio dalla coda processing. Come si fa in Ruby? In Ruby è abbastanza semplice. In fondo ho riportato un progetto GitHub che ho creato con il codice di cui accenno in questo talk. L'implementazione in Ruby è banale perché sono 30 linee di codice per dargli, diciamo, un'interfaccia usabile, un'API usabile alla classe, e poi non basta altro che istanziare una coda, darle un nome e poi iniziare a pusharci dentro messaggi o a popparli. La classe pensa a fare tutto il resto, vi nasconde la rpop e il push, fa tutto il resto. E non solo, vi potete dimenticare di fare il refalling, perché quando andate a fare pop, se non ci sono messaggi, il programma si blocca e aspetta l'arrivo del primo messaggio utile. Avete domande? Sì. Eh sì, ora hai ragione, l'accennavo alla fine di questa slide. Fondamentalmente, alla fine non basta altro che tenere un processo o comunque uno script che sistematicamente fa un check della coda e magari elimina i messaggi più vecchi di un certo periodo. Oppure Redis ha una funzionalità molto carina che permette di settare un expire sulla chiave. Che però non può essere usata in questo caso, anche se uno potrebbe pensare di usare questa funzionalità, perché l'expire è fatta sulla lista completa e non sul singolo messaggio. Quindi non rimane altro che creare uno script o un processo che controlla la coda, magari a intervalli regolari, e elimina messaggi più vecchi di un certo periodo. Logicamente, magari non è che deve stare in esecuzione tutto il tempo con cui sta in esecuzione il servizio vero, basta che sia mandato in esecuzione a intervalli regolari per non, diciamo, dossare la macchina che ospita Redis, perché il dataset comunque sta tutto in memoria, e quindi se non fai questo check e li elimini, prima o poi raggiungi, poi lo dico nelle slide successive, prima o poi raggiungerai la saturazione della RAM, e non è molto bello, diciamo, poi ve lo spiego. Progress, che però non è stato processato perché c'è stato un errore,
nessuno mi garantisce il fatto che non è stato processato perché c'è stato un errore oppure se è ancora in processing. Sì, vabbè, allora, diciamo, mediamente, allora, diciamo, il pattern prevede che ogni coda è un particolare task. Cioè non va bene, cioè funziona malino e comunque io ho provato e non funziona proprio mischiare task diversi nella stessa coda. Cioè io se ho il task, boh, me lo invento, checkami lo stato di Facebook per lavorare in mood dell'utente, non lo mischio con, la butto lì, scaricami i repository dell'utente e controlla quanto è attivo su GitHub, perché comunque hanno due tempi di esecuzione completamente diversi. Allora, la cosa che si fa è utilizzare una coda per un task e la coda per, un altro task di tipologia diversa. A quel punto, mediamente, raggiungi il fatto che mediamente il tuo task ci impiega comunque lo stesso periodo. Sì, magari tipo in quel momento la macchina è sovraccarica e magari, non so, ci metterai il doppio, ma lo script che manda in esecuzione, per rimuovere i messaggi non è che va di pari passo il servizio. Magari, che ne so, boh, la butto lì, in funzione della RAM che hai. Io ho tanta RAM, lo fai girare una volta al mese e cancello magari tipo i messaggi del mese precedente. Te l'ho buttata lì, ti ho fatto un esempio. E quindi alla fine poi fa l'assunzione che se il messaggio è stato in coda per un mese, forse tipo è successo qualcosa al servizio che stava elaborando quel messaggio. No, se non hai vincoli sulla lunghezza di quella coda lì, no, cioè, funziona benissimo. Poi non so io ora, il caso specifico non te lo so fare, però comunque cioè, quella è una processing list, cioè lì ci stanno diciamo i messaggi prima che mandi l'hack. In questo caso l'hack, il messaggio processato è la rimozione, cioè è la rimozione. Se il messaggio c'è ancora, qualcosa è successo, o il servizio è crashato e è ancora in esecuzione. In quel caso devi mettere in atto delle politiche per fare il detect di questo caso in cui il servizio è crashato. Il timeout va benissimo. Ecco, ora introduciamo un altro problema. Ok, io ho le code sono piene di bei messaggi e io ho un servizio che accede ai miei dati. Magari tipo io prendo messaggi da Redis e quei messaggi mi servono per fare operazioni su Mongo o su MySQL. Questo è quello che succede se l'accesso è libero, ovvero se non usate lock per essere sicuri che in un ambiente completamente e fortemente concorrente non ci sia un qualche tipo di sincronizzazione sui dati. In particolare, se la vogliamo mettere un pochino più ben definita, se avete n processi che cambiano lo stesso dato nello stesso momento, succede questo. E non è un problema semplice, perché io comunque sono in un ambiente altamente distribuito, un lock completamente distribuito non è banale implementarlo, e io vorrei trovare una soluzione che è facilmente implementabile e mi risolve il problema. In questo caso è distruggere completamente la base di dati, o magari tipo salvarmi dati casuali, e forse è peggio perché non me ne accorgo. Come si fa? Redis vi mette diciamo, a disposizione delle primitive, dei comandi, anzi in termini corrente dei comandi, che vengono applicati sulle vostre chiavi e che possano tornare utili in questo particolare caso. In particolare c'è il comando setNX, che può essere tranquillamente usato per settare una chiave, in questo caso MyLock, a un timestamp più un certo timeout, e se il comando mi ritorna 1 in Redis CLI oppure true nel driver Ruby, significa che ho acquisito il lock e allora posso andare avanti, oppure se mi ritorna 0 false, il lock non è stato acquisito e quindi prendete una decisione. Solitamente la decisione è ok, next, se il processo stava elaborando un certo messaggio lo ripuscia in coda
e continua con il messaggio successivo. Se è uno script stand alone, solitamente non prendo il lock, muoio o passo, diciamo, se sono in un ciclo each, all'iterazione successiva. Questo è banale, però bisogna stare attenti che comunque ci possono essere dei deadlock, perché magari chi ha acquisito il lock non l'ha rilasciato perché il release è banale, basta fare una delete della chiave. Magari non ha fatto la delete della chiave e quindi rilasciato il lock perché magari è crashato. Allora, in questo caso bisogna mettere in pratica delle politiche, diciamo, una strategia per fare il detect dei deadlock. Come si fa? Innanzitutto il vostro programma fa una get della chiave e immagazzina il valore. Perché? Perché se la get di quella chiave mi ritorna un timestamp del passato e non del futuro, significa che comunque non è stato rilasciato il lock perché per qualche ragione, magari il servizio è crashato, o magari mentre rilasciava il lock il servizio è crashato perché la connessione sotto era morta. Allora, in quel caso non fa altro che fare una get set con, diciamo, una signature che è simile alla set NX. La get set non fa altro che atomicamente, perché Redis è fantastico, ha tutte operazioni atomiche, setta la chiave al valore specificato e mi ritorna il vecchio valore. Perché? Perché io intanto setto, allora, per prima cosa io ho fatto una get prima e quindi sono sicuro che c'è un deadlock. Successivamente fa la get set e quindi setto il lock e mi prende il vecchio valore. Perché? Perché il vecchio valore mi serve per capire se la mia operazione è andata a buon fine o se prima della mia operazione ci sei, diciamo, è andata a buon fine l'operazione di un altro. Perché? Perché se il valore ritornato è sempre un timestamp nel passato, significa che io ho correttamente settato il lock, mentre se il valore ritornato è un valore nel futuro, significa che qualcun altro l'ha settato al posto mio. Ora, detta a parole sembra complicato, magari tipo se guardate nel codice sul progetto GitHub è abbastanza chiaro. E, come si implementa in Ruby questo pattern? È abbastanza semplice, sono più o meno una cinquantina di righe di codice, anche in questo caso più che altro per dare, diciamo, un API usabile alla classe, e l'utilizzo è veramente banale. Io istanzio un lock, chiamo l'acquire su un certo oggetto, in questo caso l'oggetto nell'implementazione c'è su GitHub, può essere qualunque tipo di oggetto, un valore secco, un hash, una lista, perché tanto poi la classe si preoccupa di fare la serializzazione e salvarlo in Redis, perché vi ricordo, non potete salvare in Redis i valori, i tipi primitivi di Ruby, ma potete salvare solo stringhe. E poi all'interno del blocco potete divertirvi a fare quello che volete. E qui ho riportato Keep Alive, perché nel caso di un processo che deve girare a lungo, magari la vostra operazione dura molto tempo, magari tipo il lock, avete paura che il lock expiri perché comunque lo settate prima di iniziare il vostro processing dei dati, allora chiamate la Keep Alive, così sistematicamente viene allungato il timeout del lock che avete acquisito. E nell'implementazione trovata su GitHub non c'è bisogno di rilasciare esplicitamente il lock, perché all'uscita del blocco, sia che il blocco sollevi eccezione oppure no, viene rilasciato il lock. Nel caso d'eccezione poi l'eccezione viene rilanciata ai livelli superiori. Ecco, tornando a, diciamo, al caso d'uso di cui vi parlavo prima, a quello schemino con servizi e code, vabbè, vi viene da dire, va bene, ma a proposito dei servizi, i servizi, sempre nel progetto GitHub, ho trovato un'implementazione di un demone che automaticamente vi permette di specificare una vostra classe, definire un metodo process a cui viene passato il messaggio
e l'istanza del lock su cui poi voi potete fare acquire sugli oggetti che volete, e that's all. Praticamente in process c'è la logica del vostro servizio e come vedete lì i servizi, una volta avete definito process, è pronto per partire, perché vi basta staziarlo passandogli il nome delle code di input e output e chiamare la funzione run. Run non fa altro che bloccarsi sulla coda d'ingresso e tutte le volte c'è un messaggio invoca la process con il messaggio e il lock acquisito, perché diciamo questa implementazione è molto simile a quella che usiamo noi e diciamo noi vediamo il messaggio come diciamo una risorsa condivisa, cioè io non voglio che siccome il messaggio magari mi dice di fare l'operazione update su una certa risorsa, io non voglio che due processi, due istanze dello stesso servizio vadano a fare quell'elaborazione in contemporanea. Quindi uno dei due acquisisce il lock, l'altro non lo può acquisire, quindi passa il messaggio successivo e pusha il messaggio incriminato in coda. Ok, questo è diciamo la panoramica sul lock. Avete qualche domanda prima di andare avanti e vedere l'ultimo paradigma pattern che vi offre Redis? Ok. L'ultimo diciamo paradigma pattern, anzi, che Redis vi offre completamente in modo automatizzato è il publish subscribe messaging. E in altre parole c'è un produttore di messaggi che non fa altro che pushare in una coda. I messaggi sono suddivisi in base diciamo a quelli che vengono chiamati canali, cioè c'è la classe di messaggi A va a comporre il canale A, ovvero nel canale A ci sono solo tipi di messaggio di classe A. Nello schema è abbastanza semplice, poi ci sono i subscribers che non fanno altro che iscriversi a determinati canali e quindi ricevono i messaggi solo di quel tipo. Perché questo paradigma è molto utile? Perché vi permette di disaccoppiare il fatto i publishers e subscribers, perché il produttore non fa altro, manda messaggi nella coda e si disinteressa se ci sono zero o più sottoscrittori, mentre i subscribers da canto loro sanno che connettendosi ai vari canali riceveranno i messaggi a cui sono interessati, e questo permette diversi gradi di scalabilità. Vediamo come può essere fatto in Ruby, come può essere usato in Ruby questo paradigma. È abbastanza semplice, praticamente fa quasi tutto il driver Redis di Ruby. Voi stanziate il driver e poi specificate di volervi, ovviamente questo è il caso, magari io sono un servizio di certo tipo, mi sottoscrivo un certo canale e tutte le volte che on.message significa altro, tutte le volte arriva un messaggio su quel canale, esegui il mio codice. È veramente banale, sono quante? Una decina di righe forse, compreso le righe vuote. E è abbastanza potente, pensate magari, non lo so, volete implementare una chat real time. Quando un utente scrive, i messaggi devono essere visibili a tutti gli utenti che sono connessi a quella chat. O allo stesso modo una cosa simile IRC. Io scrivo nel canale, tutti gli utenti connessi al canale ricevono quello che ho scritto. Qui come usarlo è solo una questione di fantasia o comunque di casi d'uso. Ok, con questo si termina diciamo la parte cosa posso fare con Redis, che è più avanzato di fare un incremento di variabile o di salvarmi l'hash che ho costruito prendendo il profilo utente da Mongo. Ovviamente magari rispetto a è più un'applicazione da back-end e da front-end, però comunque sono molto potenti e spero che magari nella vostra carriera professionale o anche solo
nel vostro tempo libero vi trovate a scontrarvi con un certo problema e magari vi viene a mente e potete applicarli. Ok, tutto bello, sembra quasi l'Eden, cioè sembra quasi che Redis risolva problemi complessi senza ombre o senza problemi. In realtà, come tutte le cose, non è così, perché come già detto, tutto il dataset di Redis sta in memoria e questo significa che avete un limite fisico sul dataset, perché è il limite fisico della memoria sul nodo sul quale state eseguendo il vostro codice. Poi soprattutto se usate Amazon AWS, la RAM costa. Nel cloud la RAM credo sia una delle risorse più costose insieme alla CPU, e quindi all'aumentare il vostro dataset la vostra applicazione si mangia una bella paccata di soldi. E non solo, cosa succede quando la RAM è finita? Allora, ci sono due possibilità. Redis ha una direttiva max memory che potete o settare o non settare, ovviamente. Se non la settate, è demandato tutto il sistema operativo. E soprattutto nel kernel Linux. Mi dispiace per chi programma su Windows, ma Redis sperimentale su Windows solo perché Microsoft ha deciso di fare una versione per Windows, perché Antirex non l'ha prevista. E dicevamo, nel kernel Linux quello che può succedere quando la RAM scarseggia è che il server muore, perché magari viene ammazzato. Mentre se settate la direttiva max memory, quello che succede quando è raggiunto il limite è che il Redis risponde alle letture ma si stoppa le scritture, cioè quindi tutti i comandi che vanno a scrivere su dati falliscono, e questo è un problema. Poi non solo, pensate a magari un processo che è particolarmente lento perché fa delle operazioni complesse, magari tipo, non so, un processo che elabora i tweet per capire gli stati d'animo degli utenti, non è un processo banale, è abbastanza CPU intensive e magari ci vuole parecchio per iniziare a svuotare la coda. Quindi quello che succede è che voi avete milioni di messaggi in queste code che magari tipo verranno elaborati, se vi va bene, fra un'ora, fra due, il giorno dopo. E cacchio, voi intanto la RAM per quel lasso di tempo la state pagando. Quindi mi piacerebbe avere un sistema che non faccia altro che salvarmi su disco, che è una risorsa abbastanza cheap nel cloud, mi salvi su disco i messaggi che non servono per poi ricaricarli quando serviranno. E questa, diciamo, non avevo tempo di metterla in questa presentazione, ma magari se seguite su Twitter o magari su qualche altro social network, magari spero di creare presto un articolo con l'implementazione, una possibile implementazione di questa cosa. E non solo, un altro problema è che comunque i server usa il paradigma client server, lo dice lo stesso nome. E quindi che succede? Magari tipo i vostri client non riescono a raggiungere i server. E a quel punto voi avete un punto di fallimento, cioè un single point of failure nella vostra infrastruttura. E a quel punto non è che uno può dire a priori Redis è male, Redis è bene, si tratta solo di trovare una soluzione a questo fatto. Magari potete metterlo master e slave, oppure vi potete creare voi una logica per gestire questo caso di fallimento. Comunque sta a voi. Diciamo che questi sono i maggiori drawbacks che io ho trovato durante l'utilizzo quotidiano di Redis. E, come già detto, forse sono andato un po' più avanti rispetto a come mandavo le slide. E, per quanto riguarda la memoria, Redis vi dà un comando che si chiama info, che come ritorno vi dà una serie di statistiche sui server, e fra quali il consumo di memoria corrente. Quindi cosa potete fare?
potete creare un servizio monitor su Redis che identifica magari condizioni critiche. Magari voi, non so, avete a disposizione 2 giga di RAM, il vostro servizio non fa altro che a intervalli regolari svegliarsi, fare un check tramite info della RAM consumata, e se supera un certo threshold inizia a svappare tutti i messaggi che non servono su disco. E come detto, spero tipo di magari, chissà, l'anno prossimo venire qui con i talk in cui vi spiego l'implementazione di questa cosa. Per concludere, manca 10 minuti, per concludere diciamo che Redis è formidabile, ovviamente vi permette di salvare tempo e denaro per quelle cose che sa fare bene, ovviamente, vi rende programmatori più felici, sviluppatori più felici, perché magari gestisce lui internamente la complessità di alcuni task di sviluppo, come quelli che magari vi ho illustrato. Ovviamente Redis non è un tool che può essere usato per tutto, quindi si può, magari tipo ora arriva il momento delle domande e risposte, arriva credo nessuno di voi che chiede come posso mappare una certa tabella MySQL in Redis? La risposta è, cioè, lo sta facendo male, perché non è quello lo scopo di Redis. Non è quello di Redis non ti dà, non è stato creato, diciamo, per fare data store di quel tipo lì. Fa bene altre cose, ma purtroppo questa cosa no. Quindi, come detto, Redis ha dei limiti come tutti i tool. Bisogna essere noi che lo usiamo smart per cercare magari di risolvere di volta in volta i vari problemi che si incontrano nell'uso quotidiano, e magari non lasciarsi andare a dire va bene, ieri ho letto un post su un blog che parlava dell'ultimissima tecnologia più cool del momento, butto via tutto e riparto su quella, perché comunque anche quella avrà dei limiti. Quindi, tipo, per concludere, sì, ha dei limiti e magari la maggior parte delle volte possono essere risolti con l'intelligenza. Ok, questo è tutto. Se ci sono domande, a disposizione. Grazie. Nel caso di il paradigma dei messaggi sottoscrittori, la gestione del messaggio che viene preso da più, esatto, quella lì, nel momento in cui viene preso da più servizi, io devo generare, poi lo gestisco poi generando due code diverse, una coda diversa per ogni servizio che ho sottoscritto, quindi moltiplico poi il messaggio sulle singole code, o per gestire due servizi diversi che devono reagire a un messaggio, o c'è un modo per evitare la moltiplicazione? Ho capito. Esponenziale. No, sicuramente Odesto potrebbe essere un caso d'uso di publish subscriber, perché comunque te però hai mai detto, aspetta, vediamo se ho capito, te mi dici, allora, io più tipi pratico, di messaggio. Ti faccio un esempio concreto. C'è un evento, a quell'evento io devo gestire con due operazioni, una di log e una di invio mail, una cosa banalissima. Se voglio gestirla con la sottoscrizione e quindi utilizzo quel sistema là, io la mia gestione delle code come sarà? Cioè il canale è solo un ponte che poi va a più code sui singoli. Allora, il canale allora, la cosa bella è che Redis ti maschera tutto, l'implementazione sta sotto, quindi te hai solo il concetto, diciamo, te hai il canale eventi di un certo tipo, esatto. Quindi nel tuo caso d'uso arriva un messaggio che viene scritto dal publisher su quel canale, e proprio per il paradigma viene mandato ai sottoscrittori. In quel caso i due task che mi hai detto, che non faranno altro che prendere quel messaggio e gestirlo.
Ovviamente non è detto che il singolo servizio sottoscrivi il singolo canale. Magari tipo il servizio risponde a quel canale lì e altri 100.000. Quindi tipo... La domanda successiva era rispetto invece al primo pattern che dicevi, quindi dell'affidabilità, nel momento in cui io ho più sottoscrittori, la processing list praticamente dovrebbe essere moltiplicata per ogni singolo sottoscrittore. Ah, ok, allora, il punto fondamentale è che il paradigma viene mascherato completamente da Redis, quindi te non hai accesso, diciamo, te hai dei comandi publish e subscribe direttamente su Redis, quindi il paradigma lo fa Redis. Se hai bisogno di cose più avanzate, ora mi dicevi in questo caso, magari tipo hai condizioni di fallimento multiple nella tua topologia, magari a quel punto si tratta di mischiarle, come mi dicevi te, quindi magari il tuo sottoscrittore deve in qualche modo implementare un pezzo di quell'altro pattern e quindi tipo salvare i messaggi in una coda di processing in modo poi che sia facilmente capibile se l'elaborazione è andata a buon fine oppure no. Esatto. Ho risposto alla tua domanda? Sì, perfetto. Scusa, tutto un po' chiaro io. Grazie. Scusate, non vorrei introdurmi nella discussione di prima, ma forse c'è stato misunderstanding. Lui parlava di code e tu gli hai risposto con i channel di subscribe. La tua domanda forse era come faccio a gestire multiple client che devono accedere alla stessa coda e elaborare lo stesso tipologia di messaggi? Sì. Con il fatto che siano più client che prendono. Esatto, cioè esatto, nel senso in questo tipo di pattern tu non hai la persistenza del messaggio, nel senso una volta che il publisher pusha un messaggio su un canale il messaggio potrebbe essere ricevuto oppure no. Nell'altro caso tu comunque puoi mettere più client ad ascoltare sulla stessa coda e internamente Redis con un algoritmo di round robin deciderà di volta in volta a quale dei processi mandare il messaggio. Nel senso che quello che tu fai l'esempio ci sono più service che fanno la stessa operazione. Esatto, sì. Mentre nel mio caso è io ho service che fanno operazioni diverse, quindi in questo caso è sottoscrizione, quindi il logger ha due service diversi per semplificare, e io voglio essere sicuro che sia il task gestito dal servizio mail sia quello gestito dal servizio log vengano eseguiti entrambi, e quindi il discorso è se io posso affidarmi al primo, quindi il discorso della processing list, io voglio che prima di che quel messaggio esca dal canale come processato sia processato da tutte le sue componenti, cioè da tutti i subscriber che l'hanno preso in gestione, oppure gestisco l'affidabilità sulla singola sottoscrizione. Ok. Ok, capito. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima.